dell'Apostolo ti illumini e ti giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli di ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsi. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.